Siamo tutti così bravi, mi ci metto anch'io a giudicare le vite degli altri. Spesse volte ci poniamo su di un piedistallo e semplicemente ci mettiamo a dare i voti al mondo intero. Giudichiamo l'allenatore di calcio quando perde una partita, giudichiamo la madre che sceglie di lasciare il proprio figlio alla babysitter per questioni di lavoro, giudichiamo la gente per come si veste, per gli stili di vita che sceglie di avere, per quello che fa, per come lo fa. Credo che sia un nostro istinto primordiale, quello di giudicare, ma ne parliamo tra poco, dopo la sigla. E niente, proprio in questi giorni, proprio per tenerci così un po' in allenamento, abbiamo avuto la giusta occasione. Questo video, quello che state vedendo in questo momento, è saltato alla ribalta sia su YouTube sia su vari social, diventando presto virale. Le persone che vedete sono il personale di una filiale di una delle maggiori banche italiane, della quale non faccio il nome semplicemente perché è ininfluente. La signora in primo piano è la direttrice e alle sue spalle ci sono tutti gli impiegati. La questione è abbastanza semplice. Il video, che di per sé risulta piuttosto trash, sia per l'enfasi, forse troppa, utilizzata dalla direttrice, la quale, nonostante non voglia darlo a vedere, risulta notevolmente impacciata, sia per il palese imbarazzo che trapela dalle facce di tutti gli altri individui presenti nel video. Ora, questo breve video, come tanti altri dei quali però non abbiamo avuto, per fortuna dico io, la possibilità di visionare, fa parte di un contest interno all'azienda in cui ogni filiale doveva girare un piccolo filmato di presentazione da inviare poi ad una giuria, sempre interna, che avrebbe valutato, lei sì a ragione, la qualità dello stesso e ne avrebbe quindi decretato un vincitore. Niente di più semplice quindi, un concorso come ce ne sono tanti all'interno soprattutto di grandi aziende, di quelli che rivestono una duplice valenza, ossia di quella effimera della soddisfazione personale dei dipendenti di far parte del video premiato, ma soprattutto rappresenta un pretesto, un presupposto affinché si favorisca la cosiddetta cooperazione tra gli individui all'interno dell'azienda, in un contesto magari un po' più goliardico rispetto a quello più ingessato, diciamo così, del puro aspetto delle mansioni lavorative. Un escamotage quindi affinché si creino dei rapporti umani cordiali, per così dire, se non addirittura di amicizia tra i vari dipendenti, una specie di gioco per farli conoscere meglio. Ma ritorniamo su questo video. Le battute, su quanto possa essere dannatamente trash, si sono evidentemente sprecate in questa occasione, da parte di tutta l'opinione pubblica, me compreso, lo ammetto, che subito dopo aver visto il video ho sbraitato chissà quale appellativo nei confronti di questa sorta di teatrino di periferia. Però poi succede qualcosa. Vengo a scoprire che il filmatino in realtà non avrebbe mai dovuto essere caricato pubblicamente, che in realtà, se questo è successo, è per merito, o meglio per colpa, di qualche burlone dipendente all'interno dell'azienda che probabilmente, in vena di sputtanare così tutta l'allegra compagnia, dopo aver magari ricevuto tramite WhatsApp questo video, ha ritenuto opportuno renderlo pubblico all'Italia intera. No, immaginate di far parte dell'azienda e di magari far parte di un gruppo WhatsApp in cui vi passate i video più esilaranti di questa sorta di concorso interno al solo scopo di farci una risata sopra. Ora, lo sapete che quelli sono vostri colleghi, come sapete anche che magari avrebbero fatto anche volentieri a meno a sottoporsi ad una tale tortura se non espressamente richiesto dall'azienda. Perché le aziende queste cose le fanno e sfido chiunque di voi in questo periodo di crisi a fare il paladino dei sottomessi in questa situazione, dicendo volontariamente di non partecipare a niente di tutto ciò con l'intento magari di trascinare tutti gli altri colleghi a seguirlo nella sua battaglia. No, me lo immagino proprio, mentre convince tutti gli altri a rifiutarsi categoricamente a mettersi in mostra in questa sorta di teatrino perché così, semplicemente, per evitare di mettersi in ridicolo. E sarebbe stato anche giusto, ma in realtà non è così. Mettiamolo così, nessuno avrebbe avuto il motivo di preoccuparsi più di tanto, perché non ce n'era il motivo. Perché semplicemente quegli imbarazzi, quelle finte esclamazioni, quell'enfasi amplificata sarebbe dovuta rimanere all'interno di una famiglia, in un contesto privato, in un ambiente protetto e soprattutto in un contesto in cui quel video, quelle espressioni, quell'enfasi aveva un suo perché, aveva un suo significato. Trovo oggettivamente che chiunque abbia messo in circolo questo video, soprattutto per il fatto di essere consapevole che il tutto avrebbe creato imbarazzo una volta che i protagonisti si fossero accorti di essere derisi dall'Italia intera, trova il tutto, dicevo, come un episodio di notevole gravità, soprattutto nei confronti degli stessi colleghi.
Insomma, immaginate che un bel giorno un vostro amico renda pubblico un video in cui comparite voi nel giorno del vostro compleanno, mentre siete un po' alticci e vi avventurate in un discorso di ringraziamento a tutti i partecipanti, per poi magari salire su di un palco ed improvvisarsi in un karaoke estremo sulla canzone di Gigi D'Alessio. Non credo che vi avrebbe fatto piacere una cosa del genere. Oddio, almeno che voi non abbiate la bravura recitativa di, che ne so, di Anthony Hopkins, la presenza fisica di Brad Pitt e le corde vocali di Andrea Bocelli. Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando in realtà di un gravissimo caso di violenza psicologica, in cui chiunque sia stato l'artefice della pubblicazione del video, altro non è che un codardo che, per un semplice appagamento personale, ha pensato bene di mettere in ridicolo uomini e donne, padri e madri di famiglia, che stavano semplicemente cercando di obbedire alle direttive, seppur discutibili, di un'azienda. E niente. Questo è quello che penso io. Fatemi pure sapere nei commenti quello che ne pensate voi. Io vi invito a iscrivervi, se ne avete il piacere, naturalmente, al mio canale Facce di Cubo. E niente, vi mando un saluto e al prossimo video. Ciao!